Bene, buongiorno. Buongiorno e benvenuti in questa edizione straordinaria, 13ª edizione del Premio Rodolfo Sonego. Siamo arrivate alla fine, quasi alla fine di un percorso che è iniziato da maggio e siamo molto felici perché non è facile lavorare in questo periodo, tutto è un po' più complesso come vediamo anche per poter essere qui. Ma siamo molto felici del percorso che avete fatto, 9 sceneggiature, 13 sceneggiatori che hanno lavorato duramente per tutto l'anno. Iniziamo dai ringraziamenti. Il Premio Rodolfo Sonego è un progetto di Fondazione Francesco Fabbri, sviluppato poi con la collaborazione ovviamente del Lago Film Fest di Scuola Holden, promosso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e supportato attivamente da Podere Sapaio, che poi presenteremo, che è un'azienda che ha deciso dall'inizio, già da qualche anno, però insomma, da quest'anno è main sponsor del Premio Rodolfo Sonego e sarà con noi per almeno 3 anni, quindi è un impegno per noi in termini di crescita e di stabilità molto importante. Tra i partner importanti del Premio Rodolfo Sonego, la Veneto Film Commission, il Torino Short Film Market, che è anche questo un partner che è con il Premio Sonego da ormai 3 anni, e un nuovo partner del Premio Sonego che si inserisce anche nell'idea che abbiamo di premio, quindi di percorso di accompagnamento delle sceneggiature e degli autori e le autrici da storie a film. Da quest'anno abbiamo con noi Adi Vista, che è qui con noi oggi, che metterà a disposizione un premio in servizi per la strategia di comunicazione del cortometraggio che verrà poi realizzato. Quindi questo a conferma del fatto che oltre a supportare gli sceneggiatori vogliamo poi seguirli nella realizzazione del film. Penso di non aver dimenticato nessuno. Chiamerei qui con noi Martino Carradori, che da quest'anno è il project manager del Premio Rodolfo Sonego. Buongiorno a tutti, grazie. Mi accodo anche i ringraziamenti di Carlo a tutti i partner e i ragazzi che hanno fatto un grandissimo lavoro che è cominciato già ad aprile di quest'anno in realtà, con un workshop intensivo sulle sceneggiature con il tutor Claudio Di Biagio, Chiara Laudani, Fabrizio Bettelli, e li ha visti arrivare poi per il Lago Film Fest, avevano già presentato per la prima volta le loro sceneggiature in italiano. Oggi invece li vedremo in inglese in vista del Torino Short Film Market di Torino. E a proposito di ringraziamenti, vorrei chiamare sul palco Chiara Zoppas di Podere Sapaio e anche Greta. Un applauso perché un applauso. Podere Sapaio ci ha creduto ed è con noi e sì. Speriamo di continuare nei prossimi anni insieme a raccontare ovviamente questo progetto. Sicuramente, io vi avevo già conosciuto i ragazzi e siamo felicissimi di essere qui. Podere Sapaio è felice anche quest'anno appunto di supportare questo progetto che insomma è molto, anche se sembra un mondo lontano ecco da quello del vino, anzi invece lo è molto vicino perché sono comunque delle attività che nel tempo vengono, ecco non riesco ad andare avanti con il discorso, nel senso che sono comunque progetti quasi artigianali, no? Quello di fare vino e quello di della scrittura, e questa cosa la sentiamo molto vicina ed è per questo che noi siamo qui soltanto a rappresentare Podere Sapaio e il suo titolare Massimo Piccin, però ecco lui sarebbe stato qui volentieri e crede molto in questo progetto e appunto anche per i prossimi anni sicuramente sarà un supporto per voi. Greta? Sì, vabbè. Sì, io sono il responsabile commerciale di Podere Sapaio, sono molto felice di essere qua, per me è tutto nuovo insomma anche questo progetto, sono stata un po' lanciata qua dal titolare, però insomma sono felice di essere qua e seguirvi. E anche prossimamente di seguirvi nei prossimi anni, insomma. Auguriamo a tutti il meglio. Sì, esatto, un bocca al lupo a tutti. Grazie mille. Grazie infinite. Quindi, bene.
artigianalità e creatività soprattutto, quindi una cosa che ci accomuna. Io chiamerei qui anche l'altro partner che ci ha aiutato e che supporta soprattutto poi il progetto vincitore, quindi se vogliamo chiamare qui Advista. Prego. Per un saluto. Sì. Buongiorno, io sono Giuseppe Tommasini. Ci conoscete, soprattutto i ragazzi ci hanno già visto al Lago e siamo felicissimi di essere qui, essere parte di questo premio. E, noi ci occupiamo di marketing e comunicazione cinematografica, quindi l'obiettivo di questa partnership è quello, proprio come diceva prima Carlo, di aiutarvi, non solo magari il progetto vincitore, perché li abbiamo sentiti e pitchati diversi al Lago, e quindi sarà sicuramente un'occasione interessante per noi poter lavorare in fase di sviluppo, perché è quello in cui crediamo fondamentalmente. Se si parte da lì sicuramente si può fare un buon lavoro da un punto di vista di marketing e comunicazione, per augurarvi anche che il corto, i vostri corti facciano un giro festival e abbiano insomma la visione che merita. Sì, ha detto già tutto quanto lei, quindi ribadisco semplicemente che siamo felici di far parte di questo progetto e complimenti a tutti. Grazie infinite. Grazie. Grazie. Io direi di passare adesso. Sì, esatto. Lago Film Fest, il premio Sonego, scusate, è nato 13 anni fa all'interno del Lago Film Fest di Revine Lago, e nel 2017 abbiamo deciso di coinvolgere due talenti della sceneggiatura, che sono Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi. Prego. Che sono i curatori del premio Sonego, e basta. Vi lascio la parola, io non ho altro da aggiungere, Viviana. All'epoca erano giovani talenti, ora sono affermati affermatissimi talenti, esatto, della sceneggiatura, quindi bravi. Basta. Grazie. Io lascerei loro la parola per condurre il palco è vostro, i pitch. Presentate quello che andremo a fare ora come ultima tappa di un percorso ben più lungo, quindi se volete anche giustamente raccontare brevemente, e poi passeremo direttamente alla presentazione dei pitch. Perfetto. Grazie infinite. Perfetto. Grazie a voi. Allora, beh, innanzitutto ringraziamo anche noi, esatto. Vivi, Carlo, Martino e tutto lo staff del Premio Sonego di Lago Film Fest. Per noi ogni anno è un bellissimo viaggio quello che facciamo con il Premio Sonego. Ci piace dire, a mo' quasi di hashtag, che il Premio Sonego è il premio che noi vorremmo in qualche modo, quindi cerchiamo di curarlo in ogni dettaglio e cerchiamo di aiutare gli autori e le autrici in ogni passaggio diciamo di costruzione della loro storia. Il nostro percorso quest'anno, come dicevano prima, è partito ad aprile, dove i 9 finalisti si sono cimentati nel primo workshop tenuto online, ovviamente grazie anche al sostegno di 3 tutor che ringraziamo ancora: Claudio Di Biagio, Chiara Laudani e Fabrizio Bettelli. E quest'anno diciamo era anche un anno importante per il Premio Sonego, perché ricorre il centenario della nascita di Rodolfo Sonego, e quindi abbiamo fatto diciamo le cose in grande, e i ragazzi potevano scegliere tra ben 3 temi per partecipare al premio. 3 figure ricorrenti nella filmografia di Rodolfo Sonego, quali la figura del perdente, della coppia e del viaggio in terre straniere. Esatto, il percorso è iniziato appunto con un laboratorio insieme ai tutor, e nei mesi che hanno anticipato l'arrivo a Lago i ragazzi finalisti hanno lavorato sia sul pitch sia sulla presentazione grafica, e soprattutto con 9 illustratori di 18 occhi, quindi la residenza artistica di Lago, che insieme a loro hanno creato le locandine dei loro corti che oggi vedremo proiettate sullo schermo. A Lago, come già qualcuno ha accennato prima, ci sono stati diciamo i primi pitch davanti ai produttori, e nei mesi successivi, ovviamente prima di arrivare a Venezia, c'è stato un lavoro di traduzione in inglese sia delle sceneggiature che del pitch in vista appunto di oggi. Esatto. Questo è quanto, e poi appunto ci rivedremo con la prossima tappa conclusiva appunto a Torino. Direi di iniziare. Questo è quanto, iniziamo. Okay. Vai. I primi che salgono sul palco sono Marco Stampone e Davide Cescutti con Ci si ferma solo da morti.
In order to write this story, we found inspiration in a bit of everything that surrounds us. So, since we're not living in the USA, this is unlikely to be a story of shootings, explosions, and car chases. We were inspired by what we happen to see most often in Italy, old people. Imagine an apartment in central Rome, high ceilings and terracotta floors. Anna and Arturo live here. They are a couple in their 80s who's been married for more than 50 years, so their love has definitely stood the test of time. Anna is a very beautiful, classy lady who likes her makeup and fancy clothes. Arturo, on the other hand, loves his tranquility and enjoys going out fishing. Besides the love that binds them together, they also share a passion for being naughty and misbehaving. In fact, Anna walks with a limp, while Arturo has diabetes. However, she still goes out pretending to forget her stick, which was spoiler looks. Arturo instead cannot resist his forbidden food, especially the very dangerous cream pastries. While waiting to have lunch with their beloved only son Claudio, they hit bottom. And in a matter of 3 days, they both end up in the hospital. The first one to go is Arturo. After eating a snack, a big slice of pizza and mortadella, he has a hyperglycemic attack. And then Anna. The morning before having lunch with Claudio, she tries to fetch something from the loft, but falls from the ladder and breaks her leg, ending up in a wheelchair. After a whole day at the hospital, what was going to be a lunch has now turned into a dinner. And Claudio, tired of his reckless and irresponsible parents, threatens them with the phrase that no parents would like to hear. If you don't get your shit together, I'll lock you in a home. Truly shocked, they now have to choose whether to finally learn to behave and face the limits of their age, or keep taking risks, cling to life, and keep their freedom. Because as they say, you only stop when you are dead. It's a story of resistance, camaraderie, disobedience, vulnerability. But first and foremost, a love story. I am Davide. I'm Marco. And we're both screenwriters and directors. Thank you for your attention. Ilaria Mavilla con Colpo di strega. We are in Livorno, a poor city in Tuscany, in a popular neighborhood where houses overlook the canals. Here there is the studio of the professional modern day witch, Marcella. She is receiving one of her most devoted clients, Mimmo, a Sicilian gentleman who is convinced that his wife is having an affair. She is distracted, she comes home late, and she is cold as a snow cone, says Mimmo, as he holds out to Marcella an undergarment belonging to his wife, a leopard print bodysuit. Marcella places her hands on the object and launches a witchy stroke on Mimo's rival in love, the presumed lover. But deep in her heart, she is convinced that it's her very own husband, Gianni, since the night before, he had given her as a gift an identical leopard print bodysuit. Marcella delivers her usual slogan, "What's life without magic?" But she doesn't seem to be as convinced, as a doubt has crept into her mind, and she is forced to search for proof of Gianni's infidelity, a receipt that would prove the purchase of two identical bodysuits. She, so used to making up lies for others, suddenly realizes how fragile and vulnerable she feels in the presence of other people's lies. In reality, the receipt would never be found, but something already blocked her life and tongue, and she won't be able to repeat magic spells in which she no longer believes. This is the beginning of a drastic change in her life. She grabs a pair of heavy-duty scissors, she reduces the leopard body print to shreds, she cuts ties with Livorno, with magic and Gianni, catching a train to an unknown destination. But there's one very important thing she will never know. The witch's stroke reached its victim. But who was it? Thank you. I'm Ilaria Mavilla, and this is Colpo di strega. Thank you. Scusate, ora è il turno di Giulia Campi con Ospite Ravond, che vinca il migliore.
Dinner is ready. It's carbonara pasta. But not everybody has taken a seat. There's a girl lying on the floor, under the table, caged among the table mate's legs. Her eyes are closed. It looks like she's asleep. Her dress is drenched in beer and she's clutching a mandolin to her chest. In the background, we hear a dreamy, typical Italian song, which definitely clashes with the aggressive clatter of forks onto plates. Suddenly, the egg sauce starts to leak from the plates onto the girl. A drop hits her in the face. She opens her eyes. The aggressive sounds grow louder and louder until they overpower the song. The girl bursts into laughing, then into crying. But how did we get here? Rachele is an Italian student who just moved to Amsterdam and is desperately looking for a room. The thousandth attempt is basically a slam of horrors, complete with peeling walls and stuffed animals hanging from the ceiling. Yet, Rachele is not the only one who wants it. When she comes over to visit the room, she finds herself competing with two other aspiring tenants. It's an Hospiteravond, a practice widely used by Dutch students to find new flatmates. On paper, get to know you evenings, but in reality, a lot more like brutal castings. The unlikely residents of this shithole look like they've come straight out of Animal House, but for one night only, they turn into strict judges and immediately start harassing the contestants with intrusive questions. Rachele tries really hard to play it cool and play the part of the easygoing, confident person, but sadly, she is a terrible actress. Among absurd drinking games, contestants who roar like lions and cats who get treated like queens, the evening quickly escalates into a sort of grotesque Hunger Games. We watch Rachele spiral downwards and downwards until we can already practically see her being reduced to a mere caricature, lying on the ground with her mandolin. But maybe there's another possible ending. Maybe one more abuse is what it takes to awaken her an ounce of self-love that will give her the strength to fight back. Thank you for your attention. I'm Giulia Campi, screenwriter, and this is Hospiteravond, che vinca il migliore. Ora è il turno di Alessandro Padovani con La scienza prima di tutto. Imagine the worst place in all over the world. Imagine an icy wind. Imagine a total white, a desert of white. Okay, this shitty place is Antarctica. Welcome here. Here there are two scientists, two researchers, Italians, Pico and Michelangelo. They have been working here for 6 months for an important project on which could depend the future of the world. Yes, because they are searching the blue snow, the snow that doesn't melt, and probably could resolve the problem of climate change. The problem that they are here for 6 months and they arrived to nothing, they arrived to no results at all. So they spend time now watching sentimental comedies, drinking beers, or eating trash food. So one moment, there is an event that changed everything, a match, a Tinder match. Yes, because Pico had downloaded a Tinder app on his phone using the Wi-Fi connection of the department, illegally, obviously. And he get the first match on the history of the Antarctica region. But maybe it is the start of the separation through the two scientists, Pico and Michelangelo. Yes, because this match starts a challenge, a battle through them, through a sky race on ice, through a fight in the middle of nowhere in Antarctica. So until they decide to resolve the problem with a coin, heads or tails. The problem is that the coin rolling on ice and falls into a crack in the ice. But unexpected, there is the blue snow, the snow that doesn't melt, the snow that they are searching. So now they have an important question.
they prefer to choose the future of the world and their friendship, or the girl, maybe love, the end of their loneliness. To know the answer, you have to read the script and see the short film. This is Science First, and it is an ambientalist sentimental comedy, and or better, a warm comedy in a cold place. Thank you so much. È il turno di Gianluca Santoni con Non si può scappare. So, if a couple of years back you told Peppe that hanging out would soon to become illegal, he certainly wouldn't have believed you. You know, he's 85 and he's like, I've seen everything. But the truth is that he still has to face the lockdown and the loneliness. These are the same two enemies that his friends, Migrobo and Victorio, have to deal with. Another friend, Sesto, has a different opinion though. As he always says, if it's true that leaving the house with this virus around is dangerous, it's equally true that staying at home with my wife is even worse. In order to escape from this kind of prison, the four old men come up with a plan in full violation of the lockdown rules. To avoid getting caught, they carefully pick and follow different paths in their small village in the Italian, central Italian region of Le Marche. Then they meet in this isolated woodland to engage a delicate ritual made of dancing hands and knowing lenses. Basically, they are playing cards. To be more specific, an Italian card game called Scopa. But this is not just a game for them, because to them, this is their most authentic language. When they have cards in their hands, they can even communicate telepathically with each other. So all you can hear around them is the sound of the wind and this other sound that goes like, poo. And this is Sesto and his bad habit to loudly spit on the ground all the time. But nobody really cares, because during the game, nothing exists but the game itself. They don't even notice that they have been followed by Andrea, Pepe's 8-year-old grandson. The kid is intrigued by the situation, so he hides behind a tree and he spies on them. Despite this uninvited guest, everything seems to be fine. But as any Italian in the room will know, the game of Scopa calls for swearing and cursing that can only be expressed out loud. And that's what Peppe does when he loses a game. He screams, "Porco!" Exactly. The audience won't hear the whole expression. Not even in this hotel, sorry for that. The audience won't hear the full expression, but unfortunately, the village police does, and the cops reach the place. The four old men hide themselves like wild cats in the nature, and they are almost safe, but once again, poo, says to spit on the ground loudly. You just can't resist, okay? That's what get them caught. They also get a heavy fine, and their pension got squandered. So everything is lost for a silly spit and a bad word. Peppe has the worst of it. He is supervised by Liridona, a severe nurse whose only task is to keep him at home. So it's the end of it, end of the game. You can play Scopa in free. But as I said, the need to gather together around that deck of cards is stronger than any fine or any punishment. So the four old men decides to follow Andrea's plan to save Peppe. A plan that, of course, it sounds like it makes sense, but it's still being conceived by an 8-year-old kid to be acted like four old men, so not really Ocean's 11, but rather Sao Monicelli's character. By the way, they
will become the most likely gang of speeding and swearing outlaws. So when I hear this, when I read the story on the paper, because it's a true story, I asked myself why. Why should one take such a risk for a silly thing like a card game, a small thing? And then something got my attention. This old ruined deck of cards. It was Pepe's, my grandpa. And it reminds me of that time when I did learn that language too, so I could communicate with him. And that's when I realized that maybe small things are an important part of life, or maybe once you are 85, small things are life itself. I am Gianluca Santoni, this is Non Se Può Scappà, and I really thank you so much for your attention. Grazie. Ora è il turno di Giacomo Della Rocca e Andrea Barcaccia con Quando Siamo Vivi. We are Andrea Barcaccia and Giacomo Della Rocca, two authors, Italian authors that don't speak very well English, but we try our best in any case. And ours is a story of an intimate revolution. Over dinner, a woman feels alive again after she's regained her lost sexual and individual freedom. It's a story of ordinary gestures seen as possible cracks through another world, which takes over the lives of our characters. The scene takes place in a restaurant. It's a space of industrial architecture with concrete rough walls, and the space is divided only by tall pillars and table lit dimly, while the rest of the room is wrapped in darkness. You get the glimpse of the space, but the room is very, very loud. And at the central table, Gemma, the main characters of our story, stands still, grabbing her partner Ludovico by his neck, under the astonished eyes of Giordano and Elisabetta, the other couple at the table. As he flounders, she squeezes even tighter. And in her eyes shines the reflection of an indigo color flower, a gerbera. In her gaze, we can trace everything that led up to that moment on that night. We hear Giordano's obscene jokes, Elisabetta's wild laughs, Ludovico's neurotic composure. This is the daily hell in which Gemma has been locked up until that moment, a hell made of formal dinners and fake smiles. In that calm, Gemma suddenly erupts. Under the table, her delicate hands grab a knife. A drop of blood gushes from her finger. And there comes the first crack. When Giordano, ye voracious and exhibitionist man, swallows one of the flowers in the centerpiece, in front of Gemma's eyes, desire flares up in her eyes and her gaze, begins to travel through a sequence of chaotic and exuberant images. Around her, a series of disturbing visions multiply, and in which her grip on reality becomes increasingly weak. She sees herself doing things she never would have done. Her urge to break the wall of the ordinary becomes stronger and stronger. She and her friends
eviscerate their very essence above and below the table. In this real whirlwind, each acquires the dual role of victim and offender. For different reasons, they all collide in chaotic and repressed emotions. In that culminating moment, we can tell by the Gemma's look. She is clutching Ludovico's snatch that she is alive, but only for a brief moment. Thank you. Paolo Stradaioli con Solo a domicilio. Good morning. So, Giorgio is 30 years old, idealist and stubborn. The kind of guy with a Bernie Sanders sticker on an expensive laptop. And when he sees a delivery guy near his home in trouble, he thinks something. First, he'd like a pizza for dinner. And second, he's not gonna satisfy his anger being part of a predatory and unfair economy. So under a pouring rain, and after a failed and quite humiliating attempt to make homemade pizza, Giorgio goes out looking for his prize. Well, of course we are in Italy, so the first pizza place accepts cash payments only. And he doesn't have any cash on him. So he goes out again, and it gets wetter and wetter, and when he arrives at the second pizza place, he starts a fight with a quite unpleasant waitress and her bloody company policies, which prevent a man to take a pizza like in the good old days. What good old days Giorgio's thinking about is not our business, I suppose. In the meantime, his girlfriend is starving at home, and to challenge his girlfriend's anger could be more dangerous for our guy than fights the gig economy. Giorgio tries his best, and finally he succeeds. He gets the pizza. But in that specific moment, the people he tried to protect, the delivery people, turns into his worst nightmare. Delivery Only is a black comedy about the fight against a system designed to put the last one against each other. You know, if we wanna make a street made of pizzas, and we wanna use just the pizzas delivered in 2019 in Italy, we could build a bridge that connect Rome and Rovaniemi in Lapland, that amount of pizzas. So, you know, Giorgio's put up a pretty good battle against that system. But the problem with the last man standing is that in the end, he's gonna give up too. I'm Paolo Stradaioli. I'm a screenwriter based in Turin. And Delivery Only, or Solo a Domicilio, as in the original title, is my story. Thank you for listening. È il turno di Elena Traina con The Morning After. Thursday, the 23rd of June, 2016. Today is the day of the Brexit referendum. You will agree with me, hopefully, that it's not the most romantic of days to be trying and conceiving a baby. But to be fair, Claudia has been trying for 6 months, and she's in a bit of a now or never situation. So she doesn't really mind about this Brexit thing, because like Danny says, it's never going to happen, right? And he hasn't even bothered to go and vote. Fast forward to the morning after. Claudia, her friends, her colleagues, everyone, the entire nation, finds out that 52% of the British population has indeed voted to invoke Article 50 and leave the European Union.
But what can Claudia do about it? She's just going to have to go to work like every other day. So she's going to walk through Norwich City Centre, the city where she lives, and walking past a window, a Romanian shop window, she sees that it's been vandalized with a racist graffiti. And then when she crosses the street, she sees that somebody on the other side is hanging a British flag outside their window. Something is a bit off. Something is a bit weird. She can feel it in her stomach, and unfortunately, it's not that kind of feeling. She doesn't know whether she's pregnant or not. What she's growing inside is more of a doubt that she's gonna have to carry throughout the entire morning, even in class, when she's gonna have a conversation with her students who are just as confused and just as scared as she is about their own future. But they're gonna try and reassure her that she's definitely gonna be allowed to stay because, unlike some other immigrants, her English is very good. When Claudia goes back home, she sees that the window, the Romanian shop window, the one that had been vandalized, well, it's been covered in post-its and messages of solidarity by the local community. This is a brief moment of faith in the humanity, or maybe faith in the British people, that is not destined to last very long. A couple of students, who could be the same age as Claudia's students, ride past with their bicycles, shatter the window, shouting something along the lines of "take back control" or some other ridiculous Brexit slogan, and then ride away. This is it. Claudia really needs to go home now and have a conversation with Danny, but first she swings by the pharmacy. And then when she gets home, she's not entirely surprised to see that Danny is not there. He's just gone out for drinks with his mates. In his stead, there's an apologetic note, a bar of Toblerone, and a pile of dishes that she almost certainly needs to wash all over again. Oh, and I forgot, on the table, alongside the note, the Toblerone, there's also the blister pack of the morning after pill that she's just bought. Claudia is on her own with one decision to take and one question to answer, whether this is the world that she wants to bring a child into. And what is Brexit England gonna be like for her and people like her? The morning after, you will have guessed, is a play on words between the morning after pill and the morning after the day of the Brexit referendum. Claudia's story, however, is only one of the many stories that could have been told about Italian people living in the UK, just like myself, at the time when Brexit was voted and discussed, and when it finally happened last year. So this is the reason why the film ends, or perhaps it even begins, with a montage of Italian experts, a montage of interviews to Italian experts who are telling their own memory of the morning after. My name is Elena Traina. I'm an author, a literary translator, and a mediocre musician, and I'm here to talk to you about the morning after. Ora, gli ultimi, Cecilia e Giorgio, con un affare. Good morning, everybody. An elderly man and woman are sitting in a yellow Fiat Panda. The man is holding tight onto the steering wheel. The woman holds a bag in her hand, and it's full of cash. We are in Monte Silvano, a small town in the region of Abruzzo in Italy, and overlooking the Adriatic Sea. It's summertime. At the Luciano, are a couple in their 70s, and they're on a mission to save their family shirt shop from bankruptcy. They park their car and venture into an enormous abandoned summer camp village. The old flaking walls inside the building are covered in graffiti. Piles of old clothes rot on the floor, and all you can hear is a constant, inexorable drip. They can reach an immense, dimly lit, empty hall. A whistle catches their attention. Two young Moroccan men appear and walks towards them, carrying a few bags. The four people are now facing each other. One of the boys opens one bag, and Ed and Luciano have a look inside it. The high expectation on their faces turn to disappointment. Exterior, summer camp. Ed and Luciano are running on the driveway just outside the building. Luciano holds one of the bags in his hand and looks back. Edda, running in front of him, hurries him to run faster, faster. Interior, car. Now the elderly couple are back, sitting in their Fiat Panda. Luciano holds on tight onto the steering wheel, while Edda, by his side, is desperately trying to turn on a smartphone.
She has blood on her hand. Exterior, beach. The sunset, the empty beach, and in the background, the notes of Notte di Luna Calante by Domenico Modugno. And since we know it's better to see rather than to listen, we would like to bring you to the images that we imagined for our movie. Regia, puoi mandare il video. A Good Deal, Un Affare, is an action comedy, but it's also a love story, so I guess it's actually a pretty good deal. We are Giorgio and Cecilia, we are the screenwriters of this movie, and we can't wait for you to meet Ed and Luciano. Thank you very much. Thank you. Bene. Ci siamo, complimenti a tutte e tutti gli sceneggiatori, facciamo un altro applauso, bravissimi. Adesso voi li avete visti qui oggi, ma insomma arrivano da un percorso lungo 7 mesi in cui hanno... Lungo ed estenuante. Esatto, in cui hanno rivisto, ritoccato le sceneggiature, lavorato con gli illustratori, insomma i pitch... Fuochi incrociati, feedback incrociati diversi tra loro sui pitch, ognuno, il regista dice una cosa, il produttore italiano, dice una cosa, in inglese. Italiano, in inglese, ma... percorso molto lungo, speriamo di poter continuare a seguire tutte le storie e magari vedere realizzati i film, ci sono diversi cortometraggi delle passate edizioni del premio Rodolfo Sonego che sono stati realizzati o alcuni sono in produzione. E uno in particolare è stato finito da poco di girare, quindi insomma continuiamo a seguire le storie che nascono al Premio Sonego. Questo per dire che i finalisti, le storie finaliste del Premio Sonego sono tutti vincitori fondamentalmente, non è retorica perché la cosa importante non è il premio che consegniamo oggi, che sicuramente è importantissimo ed è un bel riconoscimento, ma quello che cerchiamo di fare è di valorizzare e di portare avanti con noi tutte le storie. Basta, volevo dire questa cosa. E, lascio a voi la parola anche per rendere tutto un po' più pimpante. E... Prego. È il momento di annunciare. Sì, il vincitore. È il momento di annunciare il vincitore. Prima di annunciare sì. Il vincitore, chiamo qua Giulio Lepri e Ruben Marciano, che sono due dei membri della giuria, vincitori dell'edizione passata, che quest'anno appunto hanno affiancato gli altri giurati per la decisione del vincitore. Esatto. Ricordo appunto che la giuria è composta, oltre da Giulio Ruben, da Stefano Sardo, Marina Pierri, Erika Barbiani e Aaron Ariotti, che ringraziamo, purtroppo oggi non sono potuti venire, ma ci salutano e sono con noi con il pensiero. Allora approfitto per dire l'ultima cosa, così poi ci sarà il momento del vincitore, della vincitrice, insomma, quindi il o la vincitore del premio Sonego diventa il giurato dell'edizione successiva, vince ovviamente il premio e il riconoscimento che è dovuto e un buono per un corso di formazione, sì, della scuola Holden di Torino, che è nostra partner, e un buono consulenza marketing di Adivista, che sono i nostri partner, che quindi seguiranno la strategia di comunicazione del cortometraggio che verrà realizzato. E poi ormai, come da 3 anni, pubblichiamo le vostre sceneggiature con un ISBN, quindi è un libro a tutti gli effetti che viene promosso e portato poi ovviamente nelle prossime attività che facciamo. Questo così l'abbiamo detto adesso e sì. Adesso prego, lascio okay. La parola. Allora lascio la parola. Lasciamo. Tutto un lasciare la parola a questo premio Sonego, okay. No, dico. Lasciamo, esatto, a catena. Partiamo con la menzione. Esatto. Ok, allora vi lascio. Per aver parlato. Funziona? Sì.
Per aver parlato a una gran fetta della generazione millennials, per aver tratteggiato un personaggio di cui vorremmo sapere molto di più e per aver saputo legare in un unico racconto la storia di un paese a quella di un individuo, la menzione speciale del premio Sonego va a Elena Traina con The Morning After. Grazie mille, sensazione a caldo, grazie mille, non so cosa dire veramente. Ma era per fare le foto, era così un modo per ingannare il tempo. Grazie e complimenti. Ci siamo? Paura, Cialtrone. No, non fatevi ingannare, questa non è la fine di un percorso, è veramente l'inizio di un viaggio e vincere è sicuramente bello e importante, però già solo essere qui, solo aver voluto iniziare questo percorso significa che avete una forza straordinaria e questo vi rende veramente tutti vincitori sul serio, come hanno detto prima. In ogni caso, voi volete sapere che il vincitore non ve ne frega nulla di cosa voglio dirvi. Per l'originalità della storia, il tratto e la cura dei personaggi, la capacità di saper piegare gli stereotipi tipici della commedia italiana a un contesto attuale e di adattare abilmente un fatto di cronaca alla narrativa, il premio Sonego va a Gianluca Santoni con Non si può scappare. Allora la scultura ce l'ha. Parlo prima, prendo prima il premio, come fa? Va bene. Sì, parlo prima, però non è che so veramente cosa dire, quindi adesso... Se non grazie mille a voi, veramente tantissimo, per aver organizzato un premio che non è soltanto un premio, ma è un percorso che mette al centro del cinema quello che poi è il motore del cinema, cioè le storie. E per averci seguito per mesi, cioè un impegno reale, cioè attivo, veramente piantare dei semi, perché io mi ritengo estremamente fortunato ad aver avuto la possibilità di prendere parte a questo progetto con questo gruppo di sceneggiatori fantastici, di storie bellissime. Io sono prima di tutto regista e tutte le loro storie io le girerei subito perché sono tutte bellissime, quindi complimenti per la selezione, ringrazio tantissimo tutti gli altri finalisti che hanno preso parte a questo viaggio con me e sono estremamente grato a voi della giuria per questo premio, grazie mille, grazie di cuore. Penso di aver detto abbastanza. Grazie. Con i poteri conferitomi dal magnifico rettore. Grazie, grazie mille. Grazie. Ah, se posso, quest'ultima cosa che voglio dire, perché altrimenti mi sentirei tantissimo in colpa. Vorrei dedicare questo premio per la storia. Scusate un attimo l'emozione, un po' d'emozione. L'emozione non tanto, non solo per il premio, ma perché mi emoziona ogni volta che ripenso alla persona che mi ha insegnato questo linguaggio da cui tratta la storia. E ci tengo a dedicare a lui questo premio. Grazie mille.
Visto che siamo arrivati alla fine, siamo stati bravissimi, siamo stati nei tempi, magari io chiamo Jacopo Chessa, che dovrebbe essere qui a fianco, che ci ha ospitato insieme ovviamente con la Veneto Film Commission e anche la Regione del Veneto. Noi siamo ancora anche... qui dietro Jacopo? Non c'è più Jacopo, quindi salutiamo Jacopo Chessa che ci ha ospitati. Ma c'è anche Francesca. In maniera discreta, vieni. Jacopo è discreto. No, vabbè, a noi forse piace più Francesca, no, scherzo. Vieni e grazie mille per averci accolti qui, anche alla Regione del Veneto ovviamente, e noi ci tenevamo anche in modo di essere presenti in qualche modo, anche in modo speciale, l'ho detto 7 volte modo, ma questo è un piccolo segno, questo piccolo pannello di 6 metri dedicato a Rodolfo Sonego. Quest'anno corre il centenario della nascita e noi più lo conosciamo più capiamo quanto fosse una persona intelligente che ha saputo raccontare veramente uno spaccato di storia italiana importantissimo, che ci ha resi conosciutissimi in tutto il mondo per ovviamente la commedia all'italiana, ma per il grande cinema. Lui diceva che scriveva principalmente per il pubblico, e ricordatevi che i film non li fate solo per voi, ma li fate principalmente per chi li guarda, per raccontare delle storie, per cambiare le loro vite. Quindi continuate a fare quello che state facendo, non mollate mai, e soprattutto siate molto curiosi come Rodolfo. Magari non tutti noi saremo intelligenti come lui, perché più lo studiamo più capiamo che effettivamente è una persona al di fuori e al di sopra, ma cerchiamo di ricordarcelo e di riguardarci i suoi film, perché sono veramente attualissimi. Quindi grazie mille, grazie a tutti voi per tutto il lavoro che avete fatto. Posso Mary vuol dire un'altra cosa? Sì, Francesca, importante, perché è già uscito ed è già pronto il bando della nuova edizione del Premio Sonego. Quindi l'invito è ovviamente aperto a tutti e tutte a partecipare, e trovate tutto sul sito del Premio Sonego, quindi avanti tutta. Ottimo. Adesso vi chiederei, dopo l'applauso ovviamente di chiusura, di fare le foto tutti insieme, sia qui che anche di fronte poi al pannello di Rodolfo Sonego, perché c'è Giulio, il figlio, che ovviamente mi chiede sempre informazioni e novità, quindi io ci tengo in primis ovviamente a ringraziare la famiglia e il figlio che ci supporta e ci dà la disponibilità, insomma, di poter continuare con questa attività. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.